Domenica 9 febbraio 2014 ritorna al campionato di Serie D e per il Seregno il rientro coincide con il derbissimo sul campo della Pro Sesto. Un appuntamento certamente stimolante e difficile per la formazione di mister Sassarini che rientra dopo due turni di squalifica e che vara la seguente formazione: Maino, Lucente, Mureno, Magrin, Cortinovis, Di Maio, Comi, Lacchini, Marzeglia, Battaglino e Cavalcante. Risponde la Pro Sesto, ancora secco di vittorie nel 2014, con Mister Di Gioia che schiera seguente 11: Pansera, Fronda, Erba, Laribi, Balzaretti, De Angeli, Pelucchi, Greco, Giangaspero, Spampatti e Donghi. È il derby degli ex con 5 giocatori che hanno militato nelle due formazioni nelle precedenti stagioni ed è un derby arbitrato dal signor Rognoni di Arcoriva. E allora andiamo a vedere cosa succede in Pro Sesto Seregno. Magrin, sciabolata stupenda di Michele Magrin, il pallone in profondità per Marzeglia che si coordina al suo sinistro, davvero a pochi passi dal palo coperto da Pansera, Seregno pericolosissimo. Ora la Pro Sesto, Laribi con questo fendente mancino, Maino che devia, ma non è calcio d'angolo. Se ne Battaglino va col corner, Marzeglia, eccolo qui! Il vantaggio del Seregno, Adriano Marzeglia, quinta rete in campionato con la maglia del Seregno. Pro Sesto 0, Seregno 1, minuto 23 sul cronometro. Azzurri avanti al Breda. Battaglino trova il corridoio perfetto per Cavalcante. Si invola rete Cavalcante contro Fronda al suo sinistro. Spreca Cavalcante, c'era Magrin libero sul secondo palo. Ancora Seregno, Cavalcante, pallone arretrato per Mureno, il suo traversone sul secondo palo, ci prova Comi, la sua volée mancina alta sopra la traversa. C'era ancora Comi scatenato, va via benissimo Comi, il pallone al centro, Marzeglia che non ci arriva, d'un soffio all'appuntamento con il raddoppio. Ora andiamo alla ripresa, parte subito forte la Pro Sesto, Greco, la conclusione rimpallata, attenzione a Giangaspero! Il suo destro che sibila al palo, occasionissima per la Pro Marzeglia. Bello il tocco smarcante di Battaglino per Lacchini. Raddoppio a Seregno. Ancora lui, Mattia Lacchini. Quarta rete in campionato per il centrocampista classe 95. Pro 0, Seregno 2. Battaglino benissimo in profondità per Marzeglia che si invola rete, ancora Marzeglia, il pallone al centro per Cavalcante, Pansera, incredibile salvataggio dell'estremo difensore della Pro Sesto. Corner di Laribi, il pallone sbuca centro area, messo fuori in qualche modo, poi si coordina Greco, riapre la partita, Gianluca Greco con il gol del 2-1 che rianima la Pro Sesto, importantissimo gol dell'ex caronnese. Va Mureno con la rimessa. Marzeglia, il pallone al centro, bellissimo lo stop di Vitali, il sinistro in rete, Simone Vitali, dopo 30 secondi dal suo ingresso in campo, sceglie un modo bellissimo per sbloccarsi con la casacca azzurra, Pro Sesto 1, Seregno 3 a 10 dalla fine. Laribi, in pallone in profondità, posizione dubbia di Spampati, che comunque viene considerata valida dall'assistente, Spampati, ancora lui, Fabio Spampati, 18ª rete in campionato. La Pro ci crede e non molla. 3-2 Seregno, 37º minuto del secondo tempo. Si attende solo il fischio finale del direttore di gara ed eccolo qui. Seregno soffre, ma vince più che meritatamente il derbissimo del Breda. Si porta a 39 punti in classifica, al terzo posto solitario nel girone B, ad una sola lunghezza di distanza dal Pontisola, vincente ieri. I ragazzi vanno a prendersi l'abbraccio e l'applauso della curva. Vittoria, nono risultato utile consecutivo. E ora la dichiarazione di Mister Sassarini. Davide Sassarini, allenatore del Seregno, dopo Lecco e dopo Piacenza è arrivata la vittoria in un altro stadio prestigioso come quello di Sesto San Giovanni. Forse l'unico rammarico della prestazione è che il risultato alla fine è troppo stretto per quello che si è visto in campo. Beh, l'importante erano i 3 punti, peccato aver regalato questo gol che ancora devo rivedere, ho la sensazione fosse in fuorigioco, del 3-2, però la prestazione è stata importante, la squadra ha giocato, si è espressa su ottimi livelli. Sono molto felice per i ragazzi perché lo meritano e per il presidente perché lo merita, perché ci teneva molto a questa partita.
Devo dire una cosa, che ora inizia il difficile da martedì sotto, perché abbiamo una partita molto complicata. Adesso siete ancora a 10 punti di distacco dalla propria Cienza. Razionalmente quanto si può ancora sperare in questo primo posto? Ah, perché ci speravamo? No, bisogna dire la verità, insomma, io sono arrivato, eravamo ultimi, quindi e penultimi. Quindi, insomma, ora siamo lassù, siamo al terzo posto, veniamo da 7 vittorie e un pareggio e ci proviamo, è innegabile che l'appetito viene mangiando e la nostra forza, insomma, la consapevolezza che se facciamo determinate cose siamo un'ottima squadra.